Questo non te lo levi più dalla testa. Pensa tu. No. Yeah, yeah. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video qui in Abo 1926, chi parla? E ragazzi, siamo tornati in questo mio consueto e purtroppo ultimo per quanto riguarda questa stagione 2017-2018 appuntamento con i pronostici. Ragazzi, finisce il campionato, finiscono anche i pronostici, questa è l'ultima puntata e ragazzi, voglio però prima dirvi una cosa, prima di tutto avvisarvi che domenica sarò allo stadio, quindi il post partita arriverà più tardi e dunque circa intorno probabilmente verso le 8:30 vedrete il post partita, 8:30 9. Poi abbiamo altri appuntamenti perché ragazzi domani ci sarà il commento della Serie B, perché come sapete oggi si finisce la Serie B e quindi domani ci sarà il commento. Ma domenica il post partita, lunedì il pagellone della Serie A e martedì o mercoledì il pagellone del Napoli, quindi abbiamo 3-4 giorni pieni. Mi raccomando, non perdetevi neanche un episodio. Passando subito ai pronostici, ragazzi, stavolta la quota esce un pochettino più bassa, però le partite erano abbastanza scontate almeno per i bookmaker. E partiamo subito dalla prima, ragazzi, che Juventus Verona, io vi pronostico un 1 più over 1,5. Però è una partita molto molto scontata, penso che la Juve due gol li farà davanti al suo pubblico per festeggiare la vittoria dello scudetto, quindi penso che fino a tipo 2-3-0. Poi ragazzi, Genoa-Torino, io ho messo over 1,5 ma non ve lo volevo nemmeno dire, qui mi metto la mia prima X di giornata, assolutamente non ve lo giocate, cioè veramente levatela perché non serve a niente. Poi Cagliari-Atalanta è una partita ragazzi molto molto importante sia per quanto riguarda la lotta Europa League, con l'Atalanta che già è qualificata però potrebbe arrivare alle, diciamo, all'Europa League diretta invece di passare per i preliminari. Il Cagliari si deve assolutamente salvare, quindi deve assolutamente vincere. Io però qui però con 1x ragazzi può andare anche abbastanza bene, circa 1,64, perché io non penso che l'Atalanta si accanisca sul Cagliari che si deve salvare sinceramente. Penso che il Cagliari strapperà comunque punti, anche un pareggio lo farà. Poi ragazzi, Chievo Verona Benevento, io qui vi pronostico un 1 e qui ci potete mettere anche un over 1,5 vicino, però io vi pronostico solo l'1, non penso che il Chievo sbagli questa partita. Stessa cosa per Udinese e Bologna, io qui vi metto un 1 perché il Bologna, nonostante sia un'ottima squadra, l'Udinese ha assolutamente bisogno di vincere, anche se qui ragazzi obiettivamente potete anche mettere l'1x, perché qui se l'Udinese riceve buone notizie dagli altri campi può rischiare anche di mollare la partita e quindi di pareggiare, quindi forse è meglio un 1x che un 1, quindi o 1x, vi lascio a voi la scelta, però forse è meglio l'1x. Con l'1x uscirebbe naturalmente di meno sulla quota totale. Poi ragazzi abbiamo Napoli-Crotone, io vi pronostico un gol perché penso che il Crotone un gol lo faccia, penso anche il Napoli. Non so se il Napoli riuscirà a vincere, quindi non vi metto il risultato fisso né una doppia chance, bensì vi metto direttamente il gol e la chiudiamo qui. Poi Milan-Fiorentina, ragazzi, anche per Milan-Fiorentina vi metto un gol, anche se attenzione a questa partita perché potrebbe essere ingannevole dato che la Fiorentina praticamente non serve. Quindi teoricamente vi potreste giocare anche un 1x più over 1,5, sarebbe un'altra opzione, però io vi pronostico un gol. Poi ragazzi abbiamo la Sampdoria, la Sampdoria ragazzi sappiamo benissimo che fuori casa ha fatto 15 punti, non è per dire, ma veramente ne ha fatti 15. La Spal in casa non può assolutamente sbagliare, io qui ci piazzo un 1 e basta. Poi abbiamo ragazzi il big match, questa non me la voglio assolutamente perdere quando torno dallo stadio, che è Lazio-Inter. Ragazzi, Lazio-Inter vi pronostico un gol, secondo me sarà una bella partita. Penso che sia un gol da una parte e dall'altra ci può stare. Poi ragazzi, Sassuolo-Roma, vi metto un gol ma levatela da mezzo, qui mi gioco la mia seconda e ultima X di giornata, levatela proprio di mezzo, così come a Genoa-Torino, una partita che non serve a niente. La quota totale è di 37,24 euro, naturalmente se mettete l'1X all'Udinese uscirebbe intorno ai 30 euro, però ragazzi penso che comunque può andare bene.
Poi per quanto riguarda le quote alternative che potete mettere per alzare un pochettino la quota, vi pronostico per stasera che la Serie B, un 1 al Frosinone contro il Foggia che deve assolutamente vincere e un 2 all'Avellino che si deve salvare. L'1 al Frosinone è quotato a 1,27, il 2 all'Avellino a 1,50. E poi ragazzi vi pronostico per domani sera la Ligan un gol e gol più over 2,5 quotato a 1,66. A un molto probabilmente spettacolare Olympic Lione Nizza. Detto questo, ragazzi, io chiudo qui questo video. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto con quello che ne pensate. Non vi perdete tutti gli appuntamenti che vi ho detto appunto in questi giorni. Questo era l'ultimo episodio dei pronostici di quest'anno. Ci rivedremo l'anno prossimo con questa serie. Probabilmente anche con i mondiali lo farò. Comunque, noi ci vediamo a un prossimo video.